Buongiorno, ho deciso di tornare su YouTube con un po' di vlog settimanali. Ci saranno giornate piene, giornate un po' meno, però rispetto ad altri social credo che sia lo strumento più adatto per raccontarvi meglio di noi. Io sono Miki e quella che vedete con me sul canale è mia moglie Viola. Da qualche mese c'è anche la nostra bimba Giulia e in questo spazio vi raccontiamo di noi come meglio ci riesce. Buona visione. Oggi lunedì, manca una settimana a Natale. Trascorrerò la giornata al lavoro e il tardo pomeriggio si va alla festa dell'asilo della Giulietti. Fanno questo Christmas party dove facciamo la merenda tra genitori e insomma ci si scambia gli auguri. Speriamo di non scambiarci anche i microbi, visto che ultimamente tra gastroenterite e tosse e febbre non si è messi proprio benissimo. Ora vado a scuola che ho un incontro e devo lavorare. Amore, ti sei divertita alla festa dell'asilo? Mica tanto? È stato bello? Sì, c'erano 3 bambine su 33. Speriamo di non aver portato a casa niente. Ale? Dormono tutti, amore? Dormono? Fanno la nanna? Erano 7 giorni a Natale, una settimana, come farò a fare tutto? Una settimana a Natale? Io mi fido più di me che di te, che di me, che di te. È il body della scuola, amore. Martedì. Sono ancora al computer e ci starò, penso, fino alle 5, quando poi vado a casa perché oggi Viola c'ha la cena di Natale del servizio, quindi di fatto dovrò stare con Giulia dalle 5 in avanti e vabbè, cena, messa a letto e quant'altro. Conto i giorni, sono veramente stanchissima, non ce la faccio più, anche Giulia lo è, anche Viola. Siamo molto stanche, però mancano esattamente 6 giorni a Natale. Ogni mattina è sempre più dura svegliarsi, ogni mattina è sempre più dura cambiarsi, andare all'asilo, andare al lavoro. Queste 2 settimane di Natale spero che siano un po' di stacco, perché è stato un anno davvero massacrante. Ehi, gatto siamese, da dov'è che sei uscito? Sto andando a fare le ultime 2 orette di lavoro. È un periodo abbastanza intenso rispetto alla conclusione del percorso di Stepchild. Probabilmente vi racconteremo in un video dedicato, però non sappiamo quando sarà questa sentenza, questo sì o questo no da parte del giudice. Noi naturalmente speriamo in un sì, quindi ad oggi siamo sulle spine. Un abbraccio? Wow! Amore, stasera andiamo a letto presto? Sei d'accordo? Adesso andiamo a fare il bagnetto? Bagnetto? Nuovo. Molto bene. Com'è il bagnetto? Niente male? Stasera vizi. Televisione, Winnie the Pooh e Bucky. Mina! Mina! Dov'è la Mina? La Mina. La Mina? La Mina. Oggi è mercoledì. E la Mina fa la nanna. La Mina è la nostra vicina di casa. Mina, no, Mina, non c'è la Mina. Non c'è.
Dov'è che andresti tu di lì? Che dobbiamo andare all'asilo? Andiamo. Buona scuola. Ciao mamma, ti regalo una foglia così non la mangio. Sto andando alla formazione, sono in ritardissimo e la giornata sarà lunga perché di fatto potrei finire per le 7. Più tardi vi racconto di che cosa ci aspetta nel fine settimana, nelle feste di Natale, vi dico un po' di cose. Eccoci qua, sono appena arrivata a casa. Vi racconto due o tre cose rispetto a quello che saranno le nostre vacanze. Di fatto siamo molto fortunate perché saremo a casa dal 23, quindi da sabato fino al 7 di gennaio, riprenderemo il lavoro l'8, entrambe, anche la cucciola è a casa dal nido, quindi Giulia è a casa dal nido, siamo tutti a casa, ci passeremo un paio di settimane in famiglia, noi tre. Sabato sera abbiamo da portarvi in un posto pazzesco, non vi spoilerò niente perché alla fine del video lo vedrete. Il Natale di solito lo passiamo un anno a casa mia, un anno a casa di Viola, quindi quest'anno tocca a me, andremo a casa della nonna con la mamma, il papà, mia sorella, il suo compagno, i bimbi e le mie cugine e mia zia. Saremo tutti insieme e poi andremo a casa degli zii di Viola. Il 26 saremo a casa degli zii di Viola e trascorreremo, credo, queste feste abbuffandoci di cibo e speriamo in salute. Salgo a casa, saluto Giulia, me la coccolo un attimo perché ha della febbriciattola e poi telefonata di lavoro e serata relax. Stiamo vedendo tra l'altro una serie TV super bella, magari poi vi faccio vedere qualcosa. Oggi è giovedì, con il pile della nonna, per dirvi che ieri sera non è stato possibile vedere la fiction. Giulia è a casa da scuola, sono a casa con lei perché ha una tosse pazzesca, abbiamo fatto una notte terrificante. Oggi sta mettendo a posto le magliette, catarro enorme e moccolo, tosse. Amore, tutto a posto? Hai messo a posto bene i cassetti? Come mai quello è vuoto? Tenta le ditina, eh? No, non le hai schiacciate. Non le hai schiacciate. Oggi ho lavorato tutto il pomeriggio e adesso ci siamo meritate un sushino. Vado a casa, la Giulia ha un po' meno tosse di ieri, mi dice Viola. Speriamo in una notte buona. Fare vlog agli occhi del mondo è come essere un po' pazzo. Stai parlando da solo con un cellulare. È passato un tizio prima che mi ha guardata così. Dai, adesso vado a casa che si mangia, ci si mette il pigiama. Spero che la Giulia stia meglio, che faccia la nanna, che noi possiamo goderci un'oretta di telefilm. Venerdì, ultimo giorno prima delle vacanze. Wow! Oggi è finalmente venerdì e siamo in vacanza! Credo di non aver mai vloggato nella giornata di oggi. Dovevo chiudere delle cose per arrivare a stasera in ferie finalmente. La nottata è andata meglio della precedente perché Giulia ha dormito un po' di più, però aveva meno raffreddore, meno tosse soprattutto. Però c'era un vento pazzesco e quando c'è tanto vento nella nostra casa, soprattutto all'ultimo piano dove stiamo noi, anche se non è una casa gigantesca, sono due piani, fa veramente veramente paura perché soffia un sacco di vento, è esposta alle montagne e quindi sbatteva tutto e non era simpatico. Oggi è sabato. Va bene, l'ha detto, eh. No, prendo tutto. Merita quell'hamburger. Corvo, mezzo gigante. E vai.
Vediamo Viola cos'è. Oh. Pronti? Vai. Serpe verde. No. Sei blu. No, devo rifare. Sei squadra rifare. Con me. Devo rifare. Sulla linea. Ma ah, vai, era bluissimo. Infatti è tornato blu. Ci hanno regalato una lettera di Hogwarts. Buongiorno. Oggi è la vigilia di Natale. Oh, ieri sera è stata una serata esplosiva al pub di Harry Potter. Siamo tornati intorno alle 10:30 più o meno. Giulia è già attiva, come sentite in sottofondo. È suo qualcosa, ma non si capisce che cosa. Questi giorni è molto, molto infastidita. Dai denti, dal fatto che è in casa 3 giorni, perché il rischio era di farci Natale a casa con la febbre. Invece in questi giorni abbiamo abbastanza tamponato, stando in casa al caldo, e il raffreddore sta passando. Niente, in questa domenica cercheremo magari di andare a fare un giretto e di raccontarvi ancora qualcosa, se ci sarà qualcosa da raccontare. Ma Miss faccio di lei. Andando al parchetto a prendere un po' di sole. Mamma non mama. Dai, fi, facciamoglielo finire, vediamo. Mamma non mama. Olè. Mamma, olè, mamma. Mamma Giulia. Ma è la mamma. Oggi siamo al parco. Cioè, col maglioncino, senza maglione pesante, ma soprattutto senza giacca. Fa un caldo e è il 24 di dicembre. Incredibile. Stiamo giocando con fiori primaverili. Aiuto. C'è da aver paura. Attento da lì! Un like e seguiteci nei prossimi video.